Noi siamo un paese ormai espropriato della sua sovranità, per questo ci chiamiamo Italia sovrana e popolare. L'articolo 1 della Costituzione, come tutta la Costituzione, è stato bistrattato, quindi il nostro obiettivo è quello di restituire diritti, libertà e poteri ai cittadini italiani, restituire sovranità ad un'Italia che è diventata colonia di decisioni che vengono prese altrove e di cui il governo Draghi è stata una dimostrazione. Questo vale ancora di più per il Sud, un Sud orfano, un Sud rispetto al quale la forbice delle diseguaglianze rispetto al Nord tende ad aumentare. Si parla di un possibile governo di centrodestra dove la Lega vuole portare avanti il principio dell'autonomia differenziata, più soldi al Nord e niente soldi al Sud. Noi invece dobbiamo andare verso l'uguaglianza, lo dice ancora una volta, noi abbiamo con il nostro motto torniamo alla Costituzione, lo dice l'articolo 3 della Costituzione, che i cittadini sono uguali e la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che non consentono questa uguaglianza. Questo vale soprattutto per le regioni del Sud, la Calabria, la mia Sicilia, la Campania e tutte le aree del Sud Italia. Io direi che noi siamo l'unica forza politica con le carte in regola per una virata verso una lotta senza tregua contro le mafie, contro le organizzazioni criminali e i rapporti tra mafia, classe dirigente e classe politica. E abbiamo nel nostro programma quello di abolire la riforma Cartabia, che non a caso è stata definita proprio dal procuratore Gratteri come la peggiore riforma della giustizia degli ultimi tempi, che favorisce anche il potenziamento delle organizzazioni mafiose. Nessuno oggi, ripeto, ha le carte in regola, né a destra né a sinistra, neppure il Movimento 5 Stelle, che pur candidando magistrati, ex magistrati di prestigio come Canfiero Derrao e Roberto Scarpinato, dall'altra parte ha la macchia di avere appoggiato la riforma Cartabia, ha la macchia di avere tradito le promesse nei confronti di un magistrato certamente irriducibile e intransigente come Nino Di Matteo. Il Movimento 5 Stelle ha tradito il suo elettorato, le sue promesse, soltanto noi davvero abbiamo le carte in regola per portare avanti una lotta senza tregua nei confronti dei poteri mafiosi. Per chiudere, quando dicevo che nessuno ha le carte in regola nella lotta contro la mafia, nell'intransigenza della lotta contro la mafia, mi spiace dover dire che non ce l'ha neanche il mio amico ed ex collega Luigi De Magistris, perché è sostenuto da una coalizione dove ha un ruolo molto importante, Potere al Popolo, che fino a poco tempo fa aveva nel suo programma l'abolizione del 41 bis del carcere duro nei confronti dei mafiosi e che aveva anche l'abolizione dell'ergastolo, cioè esattamente le richieste che Totò Riina aveva messo nel papello nella trattativa Stato-Mafia. Mi spiace che Luigi De Magistris si trovi in questa situazione un po' incoerente, avendo lui sino ad oggi sempre tenuto posizioni irriducibili, ma mi chiedo e pongo la domanda direttamente a Luigi De Magistris: come fa a stare in questa compagnia? Da dove nasce questa crisi? Nasce da tanti fattori, prevalentemente di tipo speculativo, ma certamente un'accelerazione del caro bolletta, del caro vita, è determinato da questa insana scelta dell'Italia di partecipare a questa guerra in Ucraina. Sia insana e deleteria scelta delle sanzioni contro la Russia, sia quella di partecipare con l'invio di armi nella guerra in Ucraina. Questo non perché noi siamo filoputiniani, noi riteniamo anzi di dover essere equidistanti dal punto di vista della politica internazionale, ma perché così non si fa l'interesse degli italiani. Le sanzioni stanno colpendo l'Italia e quindi noi abbiamo proprio in cima alle nostre emergenze, diciamo, di programma, quello di revocare immediatamente, unilateralmente, le sanzioni contro la Russia senza ascoltare i diktat della NATO e dell'Unione Europea, revocando le sanzioni nei confronti della Russia e ritirando l'impegno militare nella guerra in Ucraina. Si potranno ripristinare le ordinarie relazioni commerciali con la Russia come c'erano prima, potremo rimettere in piedi la nostra economia e in più potrà diventare l'Italia un paese, come era nella sua tradizione, un paese ambasciatore di pace e non portatore di guerra. La legge elettorale ci penalizza indubbiamente e anche ci ha penalizzato una raccolta firme avvenuta, diciamo, nel cuore di agosto. Però, insomma, abbiamo un ampio seguito in tutto il paese.
Ci sono tanti cittadini che non si riconoscono nelle forze politiche di sistema, anche perché è impossibile riconoscersi in delle politiche che sono contro i cittadini e contro il Paese. Nessuno sento che parli di porre fine alle speculazioni sul gas, per esempio. Tutte le forze politiche parlano di pannicelli caldi, quindi scostamenti di bilancio ulteriori che ci portano ad indebitarci e a finire sempre di più nella spirale dell'usura, rispetto alla quale chiaramente saremmo costretti poi a perdere sempre più sovranità quindi capacità di autodeterminazione. La posizione è quella di rendere il reddito di cittadinanza legato anche a delle politiche produttive che siano comunque a vantaggio delle comunità territoriali in cui i beneficiari del reddito gravitano. È chiaro che questo sarebbe chiaramente la soluzione al problema che purtroppo si è venuto a creare. La mancanza di lavoro non dipende purtroppo dai cittadini che lo perdono, ma dipende dalle politiche dissennate che sono state iperliberiste, che sono state portate avanti negli ultimi decenni, di precarizzazione del lavoro e di chiaramente anche tagli di posti di lavoro, anche grazie ad una ricerca orientata soprattutto verso la sostituzione dell'uomo con l'intelligenza artificiale e altri chiaramente ritrovati della tecnologia moderna, che per come è stata sviluppata non è amica dell'uomo ma è contro l'uomo.